Salve ragazzi, io sono Marco, questo è il mio canale come ben sapete. Oggi parleremo di color correction e lo faremo utilizzando proprio questa clip. Eccoci qua, DaVinci Resolve è già aperto e ho posizionato la clip sulla timeline. Quindi che cosa facciamo? La selezioniamo e andiamo direttamente nel tab di color, ok? Se vi serve un tutorial su come funziona questo tab e i vari strumenti, fatemelo sapere nei commenti e provvederò. Allora, come promesso, oggi vediamo come si fa la color correction. Allora, prima di tutto cerchiamo un'immagine un po' più decente, che già so brutto, poi mi metto pure con gli occhi chiusi, siamo persi. Dunque, allora, chi è che ha già un po' di dimestichezza nell'ambito fotografico già sa bene o male ad esempio come funziona l'istogramma, dove praticamente abbiamo una distribuzione delle luci e delle ombre, una rappresentazione grafica delle luci e delle ombre così come sono distribuite all'interno dell'immagine. Se ad esempio abbassassi la luminosità, vediamo che il grafico tende ad andare a sinistra nella zona delle ombre, se invece lo vado ad alzare andrà verso destra nella zona delle luci, ok? Volendo si potrebbe fare un bilanciamento dell'immagine già utilizzando questo, cioè anche perché la color correction non è nient'altro che bilanciare l'immagine tra le luci e le ombre, dare contrasto e sistemare eventuali errori che eventualmente potremmo notare all'interno dell'immagine, un po' come si fa già oggi in fotografia, come si fa spesso in fotografia utilizzando strumenti come Lightroom, Photoshop e via discorrendo. Io ad esempio uso Luminar, però diciamo è poco conosciuto ultimamente, però ma è un ottimo strumento per l'editing delle foto. Allora, per prima cosa come possiamo fare? Cioè come faccio io? Diciamo, facciamo così. Io vi dico il mio metodo, poi dopo ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole. Io quello che vado a utilizzare prevalentemente è la waveform, dove abbiamo un'immagine che rappresenta la distribuzione della luce all'interno dell'immagine. Cioè, se io ad esempio andassi a selezionare all'interno dell'immagine un quadrato, quello che io vado a vedere all'interno della waveform è relativo a quel quadrato, va bene? Mi vedi scorrendo, va bene, adesso per fare un esempio. Quindi è una distribuzione, cioè il lato sinistro della waveform corrisponde al lato sinistro dell'immagine, il lato centrale dell'immagine corrisponde al lato centrale dell'immagine, così come l'alto e come il basso, ok? Quindi in questo caso le informazioni che abbiamo quali sono? È che abbiamo una distribuzione verso il bianco, no? Sia verso sinistra che verso destra, ok? Così come l'immagine. Se io vado avanti vediamo pure che c'è il movimento, se notate, in questa zona centrale vedete il movimento delle mie mani e della mia testa, ok? Ok, senza andare oltre, vediamo un attimino come lo faccio io. Ovviamente ognuno di noi ha un suo metodo, c'è chi lavora sull'immagine utilizzando le rotelline, le color wheel. Io spesso utilizzo il grafico, ma nulla esclude che le rotelline si ottengano dei risultati più che soddisfacenti. Però il grafico, diciamo così, la curva è quello che più si avvicina a come ero abituato a lavorare io in precedenza. Allora, la prima cosa che faccio è desaturo l'immagine, ok? Dopodiché, in base alla distribuzione, vado ad allungare, diciamo, portando verso l'alto la luce, ok? Senza raggiungere mai il picco, così come portare verso il basso l'immagine, senza raggiungere mai il picco. Dopodiché, che cosa faccio? Vado a lavorare sui mezzi toni. Ok, ogni volta che si preme il pulsantino si va ad agire su questi mezzi toni, va bene? E vado a scurire un po' le ombre, alzo i mezzi toni, scurisco le ombre, diciamo finché non arrivo a un punto in cui penso di aver raggiunto, che diciamo l'idea fondamentale in questa immagine è quella di tenere il viso abbastanza chiaro, diciamo, non dico proprio ma comunque l'idea sarebbe quella, ok? Perfetto, pur non perdendo le ombre, ok? Una volta che credo di aver ottenuto un buon risultato, non faccio nient'altro che riportare la saturazione ai livelli normali. Quindi che cosa faccio? Vado sul secondo, clicco sul secondo pulsantino e do
aumento un po' di colore, ok? Aumento un po' di colore e vado anche ad aumentare un po' il dettaglio sulle ombre, ok? In modo tale da rendere l'immagine un po' più contrastata a livello delle ombre, diciamo, va bene? Spesso vado anche ad agire un po' sul pivot in modo tale da dare o togliere luminosità ai mezzi toni. Ok, questo è quello che generalmente faccio. Ok, lo stesso risultato, magari diamo un po' più di colore e un po' più di saturazione all'immagine. Lo stesso risultato ovviamente si può ottenere utilizzando le rotelline. Ok, vediamo come. Allora facciamo nuovamente tasto destro sul nodo, reset. Questo lo riportiamo alla situazione originale. Quello che faccio io praticamente è la stessa cosa. Il lift va ad agire sulle ombre, ok? Sulla parte bassa, diciamo, delle ombre. Il gain sulla parte alta, ok? E il gamma lavora sui mezzi toni. Indicativamente facciamo esattamente la stessa cosa. Quindi, tramite il lift, giro la rotellina verso sinistra in modo tale da ottenere un po' più di neri, diciamo così. Dopodiché agisco sulle luci alti per ottenere un po' più di luce, ok? Dopodiché tramite il gain vado a regolare un po' i mezzi toni, va bene? Dare un po' più di contrasto o meno contrasto. Indicativamente il risultato ottenuto è molto simile al precedente, magari, diciamo così, c'è chi ci si trova meglio, no, sono troppo usato, non mi piace. C'è chi si trova meglio utilizzando le rotelline, chi la curva, dipende molto da come si è abituati, come si è sempre stati abituati a lavorare. Quando vado ad agire sulla curva, una cosa importante, vado a utilizzare soltanto la luminosità, agisco solo sulla luminosità, ok? Basta praticamente, di solito questa è la situazione normale. Basta scollegare i canali, si può andare a regolare direttamente un singolo canale per volta. Ad esempio, spesso, diciamo, si utilizza il singolo canale quando si va a fare il color grading, ad esempio per ottenere, non lo so, tipo il cross, no? Che si va ad aumentare un po', a lavorare sul rosso e sul blu per ottenere qualcosa del genere, ok? Magari si dà anche un tocco di verde sui mezzi toni, ok? Vabbè, ma questo è quello che faremo la prossima volta, ok? Allora, diciamo, queste sono le basi per la color correction, cioè andare a sistemare, diciamo, un'immagine un po' come si faceva in come si fa in fotografia. Fatemi sapere nei commenti se vi serve una panoramica su come funziona questa finestra, eventualmente facciamo un tutorial sull'argomento, non è un problema, ok? Buona giornata e buon divertimento, ci vediamo presto, ciao a tutti!